In diretta dal Palafiori di Sanremo, nello spazio Book Sprint Edizioni, siamo qui con uno dei suoi autori, Claudio Scalco, autore de Il cervello consapevole e riconoscente. Buon pomeriggio e benvenuto. Grazie. Come stai, Claudio? Bene. Bene, allora andiamo subito con il tuo libro. Innanzitutto, complimenti. Mi ha davvero incuriosito, ma credo molti lettori saranno incuriositi e soprattutto aiutati da questo libro. Come nasce Il cervello consapevole e riconoscente e di cosa parlo? Ovviamente dal titolo capiremo che è qualcosa che ha a che fare anche con l'uso che facciamo sia della propria della nostra vita che del nostro cervello. Sì. Io ho avuto la sfortuna e la fortuna nella mia vita di passare un periodo tremendo, terrificante, nel quale mi sembrava di vivere non in un mondo bello e solare, ma in una specie di incubo, una realtà in bianco e nero. Probabilmente soffrivo di depressione, ma allora era una cosa che non si notava, nessuno si è accorto che io soffrivo di questa tremenda depressione. Ho sempre voluto e ho sempre lottato per uscire da questa depressione e ci sono riuscito. E il mondo da bianco e nero è diventato un meraviglioso mondo colorato. Da quel momento ho sempre voluto e ho sempre sentito la spinta dentro di me di aiutare chiunque volesse cambiare in meglio la propria vita a farlo e a dargli degli strumenti per riuscirci. Qual è stata la spinta che ti ha portato a cambiare rotta nella tua vita e soprattutto a motivarti a far sì che la cambino anche gli altri? Allora, quando mi sono accorto che noi, io in particolare, noi tutti, creiamo la realtà in cui pensiamo di vivere e diamo la colpa a questa realtà di tutto quello che ci accade. Quando ho scoperto che la realtà in cui vivo sono io che la creo, cioè che ognuno di noi crea il mondo in cui vive, e questo mondo può essere incredibilmente bello oppure incredibilmente doloroso, da quel momento la mia vita è cambiata completamente. E c'è una frase di Einstein che rappresenta molto bene questo concetto. Lui era solito dire: noi possiamo vivere come se nulla fosse un miracolo oppure come se tutto fosse un miracolo. Come si articola questo libro? Allora, noi abbiamo nel nostro cranio il servomeccanismo più sofisticato dell'universo, sono gli scienziati a dirlo, il nostro cervello. Però gran parte dell'attività di questo cervello è assolutamente inconscia, non ce ne rendiamo conto. La sua capacità computazionale è inimmaginabile. Ora, il buon funzionamento di questo cervello contribuisce alla percezione della realtà in cui viviamo. Se il nostro cervello è sano, in buona salute e produce molte connessioni, noi abbiamo una percezione della realtà più consapevole e molto più positiva. Per cui inizialmente nel libro do delle indicazioni per far sì che il benessere neuropsicologico delle persone possa migliorare. Come? Attraverso l'attività fisica, attraverso il sonno, attraverso l'alimentazione, attraverso la risata, attraverso la musica, attraverso tutto ciò che ci permette di non essere prigioniere dei nostri automatismi e di vivere la vita con curiosità e consapevolezza. Migliorare la conoscenza del nostro cervello, utilizzare le conoscenze scientifiche e le buone pratiche per mantenere il nostro cervello efficiente ed elastico. A cosa ci riferiamo quando diciamo utilizzare le conoscenze scientifiche e le buone pratiche per mantenere il nostro cervello elastico? Allora, tutto quello che io riporto ha un riscontro scientifico. Quindi quando noi parliamo di attività fisica, di sonno, di risata, di musica, di ballo, di fare nuove esperienze, di curiosità, ma anche quando noi parliamo di mindfulness o di meditazione trascendentale,
tutte queste pratiche hanno avuto un riscontro scientifico, cioè ci sono stati dei gruppi di soggetti che sono stati studiati ed è stato dimostrato che questo tipo di pratiche contribuisce al miglioramento della nostra efficienza neurofisiologica e del nostro benessere totale. Cioè la qualità della nostra vita si può migliorare enormemente, basta volerlo. Mentre scoprire la riconoscenza, conoscenza, sì, che non è un termine tutto attaccato, no, ma è ben staccato per un motivo ben preciso. Certo, quale? Certo. Allora, noi conosciamo il mondo e siamo convinti di conoscerlo e in qualsiasi momento noi abbiamo la sensazione che tutto quello che accade sia assolutamente normale. Scontato, no? Anche. Non solo. Ma normalmente, se ci pensi, noi siamo pieni di diritti. Se parli con le persone, tutti hanno diritti. Io ho un diritto, io non ho abbastanza, io vorrei di più, no? Riconoscere, cioè conoscere nuovamente la realtà in cui siamo, che cosa significa? Rendersi conto, e io ho avuto questa esperienza grazie a una persona apparentemente insignificante, ma invece dotata di grande saggezza, e io racconto la storia nel libro. A un certo punto mi sono reso conto che io esisto per un qualche motivo meraviglioso, straordinario, misterioso e sono frutto di un atto d'amore da parte di qualcosa, di qualcuno. E il passo successivo è stato che tutto ciò che io ho, questo vestito, l'auto, la macchina, tu che mi stai intervistando, il libro che scrivo, ogni cosa è merito di qualcun altro. Quindi quando noi mangiamo, non so, un piatto di insalata, c'è qualcuno che l'ha coltivata, qualcuno che l'ha piantata, qualcuno che l'ha trasportata. Cioè, vivere nella riconoscenza vuol dire riappropriarsi del mondo e scoprire che tutto quanto è un dono. E in questa operazione ho cercato di realizzare quello che volevano fare, realizzare in misura minore, gli alchimisti del Medioevo, trasformare ogni cosa in oro. Nell'attimo che ogni esperienza che facciamo la vediamo come un dono e ci rendiamo conto che nulla ci appartiene, ecco che tutto quanto intorno a noi muta di significato e diventa assolutamente magnifico. E questo ci aiuta sicuramente ad entrare in un'ottica diversa in cui il rispetto sta alla base, il rispetto per se stessi in primis, la conoscenza, la consapevolezza di noi stessi e poi anche di tutto ciò che ci circonda. Tu hai fatto di questo un lavoro. Certo, giusto? Certo. Come hai visto le persone cambiare? Cosa è cambiato in loro? Certo. Allora, la cosa che mi riesce molto bene, che mi piace da morire a fare, è motivare. Infatti io faccio corsi soprattutto di motivazione, comunicazione e tecniche di vendita. Però per me è un'immensa soddisfazione quando dopo un corso le persone mi dicono: io ho cambiato il mio modo di vedere quello che mi accade, oppure mi scrivono dicendo: la mia vita è cambiata totalmente. Questo però non è merito mio, è sempre merito delle persone. Noi abbiamo un dono straordinario che è la libertà. Possiamo sempre scegliere. Quando io sono in aula cerco di far vedere alle persone la loro esistenza e il mondo da una prospettiva diversa e cerco di convincerle che se vogliono possono cambiare completamente la loro vita in meglio. È chiaro che poi sta a loro decidere e volere e fare qualche cosa perché questo accada. Il libro è anche un po' un manuale di, certo, scene di vita in cui, con le possibili opzioni di scelta di come viverle, come affrontarle, anche a volte banali, ovvero per banali intendo cose che prima o poi tutti vivranno, tutti hanno vissuto, come per, certo, esempio anche un ballo scolastico, certo, oppure un approccio sentimentale, certo, perché leggevo infatti, ed è vero, ci sono rispecchiate in entrambi i casi, il classico tipo d'approccio in cui una persona ti fa un complimento. Adesso noi donne, per quanto belle o meno piacenti che sia, abbiamo sempre quel pizzichino di autoconsapevolezza e non consapevolezza, per cui anche un po' di autostima, insomma, mancante. Quindi quando ci si fa un complimento è difficile dire grazie e basta, ma ci si interroga sul fattore: oddio, mi sta prendendo in giro, è vero? Non è vero? Questa la dice lunga, no? Certamente. Allora,
ognuno di noi è un essere unico, speciale e irripetibile. Ogni essere umano è straordinario, però noi non veniamo educati per scoprire questo e per essere consapevoli di questo. Noi assorbiamo la cultura in cui viviamo in maniera inconsapevole e la nostra testa si riempie di credenze, valori e convinzioni che non abbiamo scelto e che ci portano a pensare che siamo qualcosa di diverso da ciò che siamo realmente e ci portano anche in questo senso un sacco di limitazioni e di sofferenze. E a questo mi faccio capo alla conclusione. Siamo dentro ad un corpo fenomenale con un cervello strabiliante e prodigioso, oltre la nostra immaginazione, per vivere un certo numero di anni su questo pianeta. La qualità dell'esperienza che facciamo e che faremo dipende dal nostro stato mentale e fisico. A chi si rivolge questo libro? A chiunque voglia aumentare la propria consapevolezza e cominciare a non essere più, diceva Maharishi, maestro indiano, spesso l'uomo vive come un pallone da calcio preso a calci dal destino. È possibile invece non vivere così, vivere in maniera consapevole la nostra vita e trasformarla in qualche cosa di straordinario. La vita è straordinaria e per chi non lo sapesse, per chi non l'ho ancora capito, questo libro vi farà capire, vi darà anche dei segreti, delle dritte su come affrontare la vita e soprattutto su come conoscere realmente se stessi. Claudio Scalco, autore del Cervello consapevole e conosciente. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie.